Anche il comune di Gioiosa Marea si prepara a partecipare ad Expo 2015. Le linee guida delle iniziative da realizzare nella settimana dedicata ai Nebrodi dal 20 al 26 luglio prossimo sono state tracciate nel corso di un incontro promosso dal GAL Nebrodi Plus e dal comune gioiosano. Al meeting di programmazione erano presenti imprese, associazioni, liberi professionisti e cittadini. Obiettivo: individuare le eccellenze del territorio di Gioiosa Marea e programmare le iniziative da svolgere nell'ambito della partecipazione all'Esposizione Universale di Milano per tramite del gruppo di azione locale. Unificheremo insieme a loro quello che sono tutti gli interventi che realizzeremo sia noi in proprio ma poi anche tutti insieme come territorio. Sarà un lavoro da fare di concerto, per cui questa è un'opportunità che certamente non può sfuggire e cercheremo di coinvolgere il maggior numero di attività possibile. La dieta dei Nebrodi è un tema unificante che declina quelle che sono le attività produttive che il territorio esprime, la produzione legata molto alla biodiversità locale, le attività di trasformazione ma anche le attività di accoglienza. Io per il territorio sono andato a ritirare proprio qualche giorno fa un riconoscimento di merito sulle politiche di sostenibilità alla Sapienza di Roma. Segno è che i Nebrodi, con la partecipazione dei produttori ma degli enti locali che hanno questa attività di promozione sostanzialmente del territorio, possono organizzarsi in materia unitaria.